Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la Via Crucis monumentale del Messina, il santuario di Santa Maria delle Grazie, questo bellissimo panorama che ci fa anche intravedere il golfo di Manfredonia in questo mese di luglio. Chissà com'era quel luglio del 1918, l'11 luglio, quando Padre Pio, che era proprio qui a San Giovanni Rotondo, siamo nell'anno della stigmatizzazione, scrive ad una sua figlia spirituale, Erminia Gargani. Scrive qualcosa di prezioso, di importante, di interessante, che può essere utilizzato anche da parte nostra. Ecco, gli fa delle esortazioni. Con ragione ancora ricevi queste poche parole che io ti dico. Non desiderare molto di essere liberata dalle prove. Bisogna che un soldato abbia guadagnato molto in guerra quanto desidera la fine di essa. Mai non acquisteremo, figliola mia, la perfetta dolcezza e carità se non è esercitata tra le ripugnanze, le avversioni e i disgusti. La vera pace non consiste nel combattere, ma nel vincere. Quelli che sono stati vinti non combattono più e non di meno non hanno la vera pace. Orsù bisogna dunque umiliarsi assai. Vedendo che siamo così poco padroni di noi medesimi ed amiamo tanto la comodità e il riposo, tieni presente Gesù sempre alla tua mente. Egli non venne per riposarsi né per avere le sue comodità né spirituali né temporali, ma per combattere, mortificarsi e morire. Stringiti fortemente al cuore questo divino modello, a ciò che tu possa con l'anima tua già trafitta dal celeste amore, sospirare quelle sacre parole dell'anima amanti. Il mio diletto è mio ed io sono tua, egli dimorerà tra le mie mammelle. Così sia, mia carissima figliuola, che questo divino amore nei nostri cuori sia per sempre sul nostro petto onde infiammatrici e consumatrici con la sua grazia. Raccomanda sempre con più insistenza alla divina bontà l'anima mia, che si va disfacendo nel dolore.